La parola di Dio deve raggiungerci in tutta la sua forza. Ascolta. E che cosa risponde Gesù allo scriba? Qual è il comandamento? Unico? È il comandamento dell'amore. Amare Dio con tutto noi stessi. Il secondo, dice, è il rovescio della medaglia. È il prossimo tuo come te stesso. Ecco il grande comandamento. È il comandamento dell'amore. Non c'è una parola che racchiude più di questa l'intensità di un rapporto che ci lega, l'intensità del rapporto che deve legarci al Signore. E allora oggi vogliamo chiedere al Signore che ci liberi dalla presunzione di in qualche modo mettere le mani sulla parola di Dio. Non è incatenata. Non possiamo essere noi a determinare il fascio di luce che questa parola irradia su quanti si pongono in ascolto vero, su quanti si pongono in ascolto con la parola di Dio come Maria di Nazareth. Sono la serva della parola, che si compia in me questa parola. E allora invochiamo l'intercessione della Santa Madre di Dio, perché di fronte all'annunzio di questa parola immensa, la parola dell'amore che ci viene da Dio, come lei ci disponiamo a farci servi, servi della parola. E oggi soprattutto, quella, quando la parola ci ricorda, servi dell'amore per Dio e per il prossimo.